Un libro, cibo per la mente, compagno di suggestioni del tempo libero, ma non soltanto, occasione per parlare, occasione per fare dibattito, occasione per incontrarsi, e tutto questo è una montagna di libri, una rassegna che da alcuni anni caratterizza Cortina e caratterizza le estati di tanti turisti che arrivano in questa città. È una rassegna che ha portato a Cortina ormai decine e decine di autori per dibattiti che non hanno riguardato soltanto i libri che hanno scritto, ma anche le ragioni che li hanno portati magari a scrivere quei libri. Una rassegna di cui è responsabile, ma potremmo dire anche ideatore, Francesco Chiamulera, e che è presieduta dalla psicoterapeuta Vera Slepoi e da Alberto Sinigaglia. E dicevo che ha portato davvero tanti autori qui a Cortina. Per dire che cosa? Qual è la ragione di fondo che vi ha spinto a ideare questa rassegna? Ma sicuramente per portare a un grande pubblico l'emozione del libro della conoscenza. Come ha detto Pietro Citati, nostro ospite, è una montagna di libri, prima ancora dell'autore, della persona che incontriamo, poi lui ha aggiunto perché la persona a volte è un po' noiosa e noi non lo pensiamo che gli scrittori siano molto interessanti, però prima della persona bisognava riscoprire il valore del libro. Quindi una montagna di libri nasce con un intento, se vogliamo, di riscoperta, ancora prima che di innovazione. E dopo tanti dibattiti che si sono fatti in Italia, di tipo vacanziero, con tanti relatori, con tante figure magari anche diverse tra di loro, ricalcando un po' e copiando il modello televisivo, non ce ne vogliano i nostri telespettatori, sicuramente bisognava tornare all'esperienza del libro, quindi delle pagine, delle cose che vi sono scritte e di quel rapporto magico e fantastico che Cortina ha sempre scoperto, che corre tra l'autore e il testo che viene scritto. Ecco, il rapporto soprattutto del pubblico che si è presentato in queste occasioni, in questi incontri, cosa cercano? Il fascino dello scrittore che spesso non si conosce, la firma illustre e per cui qui c'è l'occasione di incontrare anche il volto, o che cos'altro? Ma abbiamo notato che il pubblico in questi anni cerca innanzitutto formazione. Ancora prima che informazione, approfondimento, ancora prima che svago, ancora prima che divagazione. Ci sono stati tanti anni che possiamo chiamare del riflusso, li hanno chiamati in tanti modi, gli anni 80 per intenderci, in cui il pubblico ha cercato soprattutto un modo per evadere dai problemi, per evadere da una realtà che era oggettivamente molto grigia e molto difficile. Adesso non che questi problemi non ci siano, anzi, l'Italia e l'Occidente si trovano in momenti davvero duri, però le persone cercano di fronte alla tabula rasa culturale che sentono, che è stata fatta in questi anni sulla loro pelle, cercano un approfondimento, cercano la costruzione, come si può dire, mattone per mattone di un nuovo modo di vedere le cose. Ecco quindi che le lezioni, ne abbiamo fatte tante, quella sull'infinito con Pietro Citati, quella sul trasformismo con Giovanni Sabatucci, quella sull'arte, tante vari approfondimenti che abbiamo fatto hanno riscontrato un incredibile, fortissimo, successo e che quindi i nostri incontri cercano di andare sempre in quella direzione, senza appesantire, ma senza aver paura dell'approfondimento e anche, se vogliamo, della risposta lunga, quella che richiede del tempo, che richiede molti minuti per svilupparsi completamente e che poi le persone apprezzano molto anche in vacanza. Un lungo elenco di autori anche per l'estate 2012, qui alle nostre spalle vedete l'elenco delle persone che sono intervenute, gli autori che sono intervenuti, che hanno raccontato tanti aspetti oltre ai loro libri. Vediamo per esempio Antonio Aslan, Stefano Zecchi, Roberto Cotroneo. Red Kanzian, che ha legato il suo nome alla musica, ma che a Cortina è venuto non soltanto per cantare, ma anche per raccontare qualcosa di se stesso, della sua lunga storia di cantante. Vi proponiamo qualche frammento di questo incontro, che è uno degli incontri che hanno caratterizzato appunto questa estate cortinese di una montagna di libri. Ho visto 60 volte fiorire il Calecanto, è un libro molto particolare perché Red Kanzian in questo libro è non tanto il personaggio famoso dei Pooh, quindi una celebrità nel mondo della musica oramai consolidata, ma è uno scrittore vero e proprio, cioè che cerca di portarci dentro un mondo, a mio avviso molto affascinante,
perché tocca anche la vita quotidiana. Lui inizia con la sua nascita e il luogo dove nasce, perché credo che il luogo in cui è vissuto e nato nei suoi primi anni di vita abbia determinato, questa è chiaramente una mia idea, Red, abbia determinato molto della tua libertà di poter scegliere soprattutto di vivere le tue emozioni a 360 gradi, una libertà che forse oggi non tutti i bambini e i giovani riescono ad avere. Quindi introduci a questo pubblico meraviglioso di Cortina la tua storia. Sì, io sono nato in una casa bellissima che era Villa Borghesana, Quinto di Treviso, una villa del Settecento di tre piani con degli affreschi nei saloni fantastici, però non era un bambino ricco, anzi era la villa che era stata data alle famiglie più povere del paese. Infatti noi pagavamo 2000 lire per due stanze, una era la stanza dove succedeva tutto, dove si mangiava, si cantava, si viveva, si facevano i compiti e si passava la giornata, soprattutto d'inverno quando faceva freddo, che c'era la cucina economica, per cui era un motivo per stare bene vicini, no? E poi c'era l'altra stanza dove si dormiva, dove si nasceva, e dove sono nato io. Stanza molto fredda perché c'era il ghiaccio, mi raccontava il papà, nel catino dove ci si lavava, certe mattine c'era quella piccola pellicola di ghiaccio, insomma significava che non c'era molto caldo. Però in questa villa meravigliosa io ero più fortunato dei bambini ricchi, perché d'inverno, quando faceva freddo, nevicava, pioveva, in questi saloni enormi, affrescati, giocavamo a pallone, andavamo in bicicletta, andavamo col monopattino, facevamo quelle cose che gli altri bambini non potevano fare perché rimanevano chiusi in casa. Questo libro, che è fatto, come avete capito, io sono uno che ama parlare, ma soprattutto vivi in un mondo che continua a voler essere un po' fantastico, comunque un po' basato sui sogni, perché credo che i sogni siano l'unica cosa che possiamo permetterci ancora e nessuno ce li può impedire, anzi dobbiamo batterci perché nessuno spenga i nostri sogni. Io questo libro lo dedico tantissimo a questo concetto, perché i nostri sogni sono il vero alimento della nostra vita, no? E io ho sognato anche un po' di più, mi sono battuto ancora un po' di più per i miei sogni, quasi sentendo il dovere di sognare, per andare un po' in pari con tutti i sogni che la vita ha tolto a mio padre. Perché mio padre ha fatto di tutto per tirarci su, no? Ha fatto il pugile, ha fatto il ciclista, poi durante un allenamento di pugilato un suo amico gli ha sfondato il naso e lui ha dovuto smettere, perché non lo so cosa è successo in quegli anni, e mi faceva toccare questo naso senza impalcatura ormai, perché era proprio rotto, no? Quasi fosse un trofeo di guerra per lui. Nel libro io racconto il giorno che ho scoperto la musica, il primo suono delle chitarre elettriche, e racconto di questa mia domenica di novembre, quando c'era la nebbia lì lungo Viale Trento Trieste, e nei platani c'erano ancora le foglie attaccate che non volevano arrendersi all'autunno e all'inverno che stava per arrivare. Io passeggiavo e ho sentito questa musica. Ma prima faccio tutta una descrizione di Viale Trento Trieste, che è il viale a Treviso dove battevano le mignotte, come si dice a Cortina? Quello, insomma. Però era tutta roba nostrana. Quando ero bambino io non c'erano le straniere, erano tutte della zona, tutte a chilometro zero come vuole Zaia. Cioè, proprio capito, la gnocca a chilometro zero, quella arrivava sul posto di lavoro e tornava a casa, era tutta una roba. Cioè, e quindi faccio tutta questa descrizione, perché poi io sono convinto, lei sicuramente no, però mio papà credo di sì, e anche le salutavano, le conoscevano, e mio papà conosceva anche il soprannome di alcune di loro, che il soprannome nasceva quasi sempre da una particolare, insomma, sì, erano più dotate a fare certe cose che altre, allora avevano questi soprannomi abbastanza coloriti. E allora faccio tutta questa descrizione di questo viale Trento Trieste, che poi a mano che invecchiavano andavano verso la stazione, no? Dove c'era una clientela più di bocca buona, i vecchietti, i militari, prezzi bassi, insomma, però mano d'opera sempre locale. E anche perché con la legge Merlin nel 58 avevano appena chiuso i bordelli, e quindi c'era tutta questa mano d'opera in giro che cercava, cercava insomma di trovare un posto di lavoro serio, e ogni platano poteva essere utile. Quindi faccio tutta, giusto perché siete di Treviso, ve l'ho detto, faccio tutta questa descrizione, e poi finalmente entro in questo garage dove sento il suono delle prime chitarre elettriche e dico:
sono stato folgorato veramente, non sulla via di Damasco, ma in viaggio di Trento Trieste, ma sono stato folgorato da un suono che non ho più abbandonato per tutta la mia vita e che è diventata prima la mia passione e poi il mio lavoro, e spererei di morire su un palco, non in un letto, perché anche se quella sera non facciamo il bis, sarebbe uno spettacolo da Madonna con un finale così. Grazie. Se volessimo riassumere in un titolo, in un sommario, questa stagione estiva di Una montagna di libri, che cosa potremmo dire? Come la potremmo sintetizzare, Francesco? Ma sicuramente nel segno dell'eleganza e della sobrietà, quella che poi diciamo che Cortina in modo molto autentico e molto autonomo, vorrei dire, ha scelto come propria politica turistica e culturale, e noi ci rispecchiamo perfettamente in questa idea, ci abbiamo creduto fin dall'inizio, fin da quando siamo nati 3 anni fa, in particolare i tempi di crisi ci costringono a fare questo, perché Cortina è giusto che continui a essere una grande capitale della bellezza e anche, se vogliamo, come si può dire, dell'eleganza e di un certo modo di vivere, però non deve farlo in modo irrispettoso nei confronti di chi, e sono tanti in questo momento, stanno male e hanno problemi, e quindi bisogna cercare di dare uno sguardo un po' più votato a un certo modo di fare cultura e di fare turismo. Noi ci siamo un po', come si può dire, agganciati a un grande mondo, quello che all'inizio del Novecento, quindi più di 100 anni fa, scopre Cortina. Mi piace pensare ad esempio ai turisti inglesi che a fine 800, a primo 900 scoprono questa nostra vallata, la trovano splendida, incontaminata, e vi portano ad esempio alcune specie che erano andate ormai estinguendosi, quindi che ripopolano la fauna locale. Ecco, queste erano delle bellissime cose, delle bellissime esperienze dal punto di vista naturalistico in questo caso, ma potremmo ricordare Hemingway, Buzzati a Cortina, Piero Chiara, Saviane, Sciascia, c'è un grandissimo elenco di autori che in questi decenni si sono trovati qua. Questa tradizione, questo filone che è passato per questi nostri bellissimi alberghi, per le librerie, per i tanti luoghi di Cortina, andava recuperata, e quest'anno, con questa sobrietà che ci è stata un po' imposta da questi nostri tempi, che però ci aiuta anche a ritrovare noi stessi, diciamo che Una montagna di libri se ne è fatta il più possibile portatrice e portabandiera. Guardando queste montagne, questi prati, queste macchie di colore, tra il verde chiaro e il verde scuro, punteggiati di vita, perché in fondo se non ci fossero le persone forse non si riuscirebbe nemmeno a gustare veramente in pieno questo scenario stupendo. Francesco, che cosa ti raccontano queste montagne? Ma mi raccontano una storia personale che è fatta di amore per questi posti, tramandato da una famiglia che è pienamente autoctona e che ha sempre avuto una spirito di scoperta nei confronti della cultura italiana, nazionale, internazionale, però senza mai la vergogna, anzi con un normale orgoglio di essere persone della montagna. La montagna è un luogo splendido che consente anche un maggiore approfondimento rispetto ad altri luoghi. La natura in questo senso lo suggerisce, quindi se posso ritrovarci un dato biografico è proprio questo. Le nostre montagne, da figlio di alpino, mi danno delle ispirazioni e me ne fanno sentire molto orgoglioso. Ancora qualche frammento degli incontri che ci sono stati, e vi proponiamo così qualche passaggio dell'incontro con Emilio Giannelli. Come nasce anche dal punto di vista personale l'innamoramento per il disegno e l'attitudine a raccontare e a scherzare sul quotidiano? Sì, io prima del Corriere della Sera, mi ha portato Ugo Stible, e devo dire la verità che ho messo molto tempo prima di decidere di trasmigrare da dove ero al Corriere della Sera, perché io ho cominciato con Repubblica, e posso anche dire il caso che ho cominciato. Io fin da bambino mi sono sempre divertito a disegnare, avevo già fatto qualche cosa, figuriamoci, per il travaso delle idee quando ero ovviamente molto giovane, poi con l'impegno del Monte dei Paschi disegni continuavo a farli, ma solo per i giornali senesi, per i giornali delle contrade, come qui sta notario Ginelleschi, che è qui presente e che quindi conosce bene la mia vita, però naturalmente mai avevo pubblicato sui giornali nazionali. Nel 1980, ora cerco di essere sintetico, se no si spende tutta la sera, nel 1980 era nel frattempo uscito Repubblica, che faceva un inserto il mercoledì che si chiamava Satirico, che raccoglieva le vignette di vari autori che venivano mandate a tutta Italia. Io mi ricordo di aver visto alla televisione l'arrivo di Carter in Italia, ricevuto all'aeroporto
ricevuto all'aeroporto da Pertini e Fanfani, e Carter è arrivato accompagnato dalla moglie e la figlia, che avevano un sacchiotto in mano. Io avevo visto questa immagine e mi venne in mente di fare questa vignetta, rifare l'arrivo così come l'avevo visto in televisione. Poi avevo immaginato la partenza con gli stessi personaggi, soltanto la bambina portava via Fanfani e lasciava con il sacchiotto a Pertini. Abbiamo visto i politici della prima, passiamo a quelli della seconda, prima di passare al politico della seconda, quello appunto che era l'oggetto della copertina di prima, ma arriviamo a lui per ultimo, insomma il più famoso. Però magari una puntatina per esempio sui post comunisti, penso al D'Alema, che ha un altro vignettista, appunto Giorgio Forattini, ha fatto passare guai grossi quando per l'affare Mitrokhin lo disegnò intento con il bianchetto. Però qualche cosa sarà capitato anche a te, ad esempio nell'incontro con questa per particolare etnia politica, poi magari ne vediamo anche qualcosa. No, io devo dire la verità. Io faccio dicono che siano i peggiori post-comunisti. No, io faccio molta attenzione nel non rischiare quelle, il resto la professione che ho fatto. Mi farete disonore se rischiassi, qualche volta l'ho rischiata, per la verità non è che abbia mai avuto delle esenzioni a tutto campo, però cerco di mantenermi su un'ironia e un paradosso tale che non sia credibile giudiziariamente. Ho avuto anche io le mie grattacapi, però sono anche di tipo diverso. Uno dei più grossi, ed è stata davvero una vignetta di cui mi sono pentito, è stato quando il Corriere mi dice che dovevano fare un articolo sull'Inghilterra, e in Inghilterra avevano scoperto la mucca pazza, e poi c'erano moltissime persone che ormai erano insofferenti nei confronti della monarchia, perché erano venute fuori dei conti di spese di Buckingham Palace terribili, e quindi si doveva mettere insieme le due cose di questo umore britannico. Io feci questa vignetta, c'era Malta, che a quei tempi era capo del governo, che diceva al principe di Edimburgo: bisogna abbattere 2 milioni di mucche, e lui diceva: Dio salvi la regina. Emilio Giannelli, non solo parole naturalmente, ma anche immagini che sono proseguite anche nel corso dei giorni successivi. No? È così, abbiamo pensato di portare su Corso Italia un po' del sorriso fantastico di un grande vignettista italiano, lo vogliamo fare tutti i prossimi anni, quindi di volta in volta proporre un grande vignettista, un grande disegnatore su Corso Italia, che è la via del passeggio, dello struscio per eccellenza, e in questo caso abbiamo scelto per inaugurare questa piccola tradizione le vignette di Emilio Giannelli, grazie alla collaborazione con il Comune e con l'Unione dei Ladini d'Ampezzo, che ci hanno fornito le strutture. È un bel modo per raccontare al turismo cortinese un pezzo diverso di questa Italia, di questi 20 anni insieme, con tutte le complessità ma con un sorriso che era indispensabile, perché in questi tempi ne abbiamo davvero bisogno. Un bilancio di questa stagione 2012? Beh, un bilancio molto positivo sicuramente, perché la cultura è una risorsa a disposizione di tutti, e questo era molto importante, ci tenevamo, e sicuramente ovviamente ci fa pensare a cose interessanti da fare per il futuro. Un appuntamento che si sospende con questa estate, che si chiude e che riprende quando e con quale progettualità? Ma una montagna di libri torna a Cortina già in questo autunno, con magari qualche piccolo regalo da fare ai nostri concittadini, innanzitutto ai cortinesi, perché queste manifestazioni, per una naturale coincidenza temporale, si offrono soprattutto agli ospiti, ai turisti di Cortina. Invece è importante che anche a ottobre, anche a novembre, quando Cortina è così bella, così magica, però anche così a volte più intima e più schiva, è importante che ci sia qualche ponte culturale lanciato magari con altre terre. E poi però la montagna di libri riprende con la sua edizione invernale, che poi è quella che ci ha visto nascere 3 anni fa con Mario Cervi, e quindi a Sant'Ambrogio diamo l'appuntamento a tutti i nostri affezionati nelle nostre belle sale calde, magari con qualche grande autore, puntando in inverno soprattutto, come è normale che sia, sugli argomenti più di riflessione, più di narrativa, e anche con un po' di musica, in modo da toccare, da raggiungere un turismo e un pubblico internazionale, qual è quello di una grandissima capitale della cultura come Cortina. Benissimo, allora in bocca al lupo naturalmente, e cin cin per la prossima stagione, con un salute. Grazie anche all'Hotel Cortina che ci ha ospitato per questo incontro di Nord Estate.